sportello del cittadino è a Taranto, nel borgo antico, nella città vecchia, precisamente presso i giardinetti Garibaldi, ossia la parte di via Garibaldi che si affaccia sul mare. Una iniziativa di rete a raccolta, ossia l'insieme di associazioni che collaborano appunto come volontari, dando una mano a Chima Ambiente AMIU. Pino Loconte, uno dei volontari che sta prestando il proprio servizio. Beh, una giornata di sole in cui si poteva tranquillamente andare a mare, però voi avete preferito amare la città dando un contributo in termini di impegno, ed è bello vedere tante persone, giovani e meno giovani, persone impegnate nel rendere la città sempre più pulita. Certo, hai detto, buongiorno innanzitutto, hai detto bene, amare Taranto, tutto parte dall'amore nei confronti di questa città, amore e considerazione che, diciamo la verità, fino a qualche tempo fa non c'era. Noi come Isola Pulita siamo un progetto all'interno di altre associazioni. L'associazione che fa parte di questo progetto, certo, complessivo. Certo, perché non è un'associazione Isola Pulita, ma ripeto, è un progetto di, in questo caso, Pittaggio del Baglio, sempre in Città Vecchia e Taranto Turistica. Bene, siamo partiti proprio dall'idea di recuperare la nostra identità storica. Questa è una città che l'ha persa nel corso di tutti questi ultimi decenni, se mai ha pensato ad altro che andrebbe definitivamente cancellato. Ecco, quindi attraverso il recupero della nostra identità, e come lo facciamo? Cercando di tenere in maniera più decorosa possibile la città, collaborando, certamente non ci sostituiamo assolutamente a quelli che sono le istituzioni preposte. Stiamo coinvolgendo dei bambini, ogni mercoledì facciamo questo giro in Città Vecchia prendendo in esame qualche sito, qualche parte della città, e con i residenti stessi puliamo. Siamo adesso passati a una seconda fase, che è quella di mettere un minimo di decoro. Non so se hai visto qualche fioriera, qualche panchina e quant'altro. Anche lì in associazione, in collaborazione con l'amministrazione, che sta fornendo fiori, piante eccetera, e noi ci diamo una mano a fare queste sistemazioni. Quindi tenere la città pulita, decorosa, coinvolgere la gente. Oggi vedo tanta gente che semmai anche per curiosità si è affacciata, e questo è positivo. In un punto meraviglioso che merita ben altre sorti. Abbiamo trovato, si trova di tutto purtroppo, però vedo di fatto nelle sue mani un pezzo di ferro che è stato recuperato dai ragazzi appunto di Isola Pulita, e lo stavamo per gettarlo, che abbiamo detto, ma no, perché, scusa, si presta a poter diventare una panchina con l'integrazione di altro, e lo faremo, lo andremo a mettere in qualche parte della nostra Città Vecchia.